Il lungo periodo legato alla pandemia aveva congelato gli esami ordinari e le liste di attesa per quelli specialistici nei nostri ospedali si erano allungate a dismisura. Per correre ai ripari e superare l'impasse, a Pisa l'azienda ospedaliera e universitaria ormai da un anno ha lanciato un piano di intervento eccezionale che prevede di effettuare TAC cranio, addome e torace, quelle per cui le liste di attesa erano più consistenti, anche il sabato pomeriggio o la domenica mattina. Un piano che ha portato i suoi frutti e che nel giro di poco ha permesso di riportare le attese nell'alveo della normalità. Ben fatto, commenta a Repubblica il governatore della Toscana Eugenio Giani, offrire prestazioni di diagnostica anche il sabato e la domenica, oltre ad investire in nuove apparecchiature come stiamo già facendo, è una delle strade possibili per abbattere le liste d'attesa aggravate nei mesi della pandemia. Un ringraziamento al lavoro svolto dall'azienda ospedaliera e universitaria pisana e al personale che ha dato la propria disponibilità. Nell'ultimo anno i medici radiologi, i tecnici di radiologia, gli infermieri ed il personale amministrativo hanno aperto ogni weekend 12 turni TAC, attivando in contemporanea 4 delle macchine in dotazione di ultima generazione su 2 presidi ospedalieri, il Cisanello e il Santa Chiara. In questo modo, solo per i pazienti oncologici sono state fatte circa 360 TAC in più al mese. Il programma, spiegano ancora dall'azienda, ha coinvolto la risonanza magnetica body e quella neuro, l'ecografia, la PET-TC, medicina nucleare. Gli addetti hanno chiamato tutti i pazienti per confermare gli appuntamenti e dare indicazioni sull'accesso all'ospedale nei giorni festivi.